Se i devianti insorgeranno, sarà il caos. Avremmo potuto impedirlo. Ma ora è troppo tardi. Quando non hai voluto uccidere l'androide da Kamsky, ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia, che è un'emozione umana. Non so perché l'ho fatto. Guarda, guarda, arriva Perkins, quel pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Forse i devianti meritano una possibilità. Forse è meglio se non li trovi. Questi eventi sono troppo importanti per essere fermati da una macchina. Scusa, Connor, ma non ti aiuterò. Ehi, Connor! Parlo con te, stronzo! Dove vai? Qui non ci servono dei coglioni di plastica, uno te l'hanno detto. Sto registrando le prove in mio possesso, ma... Non si preoccupi. Me ne sto andando. Di certo mi mancherà la nostra relazione. Figlio di puttana! Vai allora e datti una mossa, cazzo. Coglione. Androidi del cazzo. Password Yank. Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Ridicolo! Nessuno ha una password simile. Ovvio. Risposta è qui. Le due Tracy dell'Eden Club si dirigevano a Jericho. Sapevano come arrivarci.
preso la bambina in ostaggio. L'androide che ha ucciso il suo padrone. Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti. Diario di Rupert. Ma è inutile. È cifrato. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Marcus, dove ti nascondi? Mi senti? Il diario, Rupert. L'hai criptato. Devo sapere cos'hai scritto. Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti.